perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Quest'oggi, ragazzi, andremo in questo video molto particolare a parlare di un errore di logica effettuato da parte di Game Freak per quanto riguarda gli ultravarchi e il viaggio nell'ultraspazio. Come avevamo già detto precedentemente in un video, questi ultravarchi, questi mondi lontani, non sono altro che pianeti dove la vita si è sviluppata diversamente degli astri lontani, raggiungibili solo tramite wormhole spazio-temporali, ma comunque presenti all'interno dell'universo dove si svolge la trama di Ultrasole e Ultraluna. Eppure pare che in tutto ciò persista comunque una piccolissima, seppur sia concettualmente enorme, falla. Questo errore lo troviamo nell'ultramondo di Gazlord, l'ultraagglomerato, un pianeta molto particolare e del quale andremo a parlare a più riprese all'interno di altri video. Difatti questo mondo nasconde un segreto particolare che in parte sveleremo già quest'oggi. Ma comunque, questo luogo ci si presenta all'apparenza sconosciuto, un luogo in rovine dal quale i resti sono preda di un Gazlord selvatico, una creatura in via quasi di estinzione, secondo un uomo che ci accoglie alle porte dell'ultravarco. Ma la verità, ragazzi, è ben altra. Questo pianeta, difatti, ospita una Alola alternativa, una Alola distrutta ed in macerie. In particolare, il luogo dove ci si ritrova pare essere la città di Awoli, come possiamo intuire da un display pubblicitario il quale pare tuttora funzionare e sponsorizzare, fra tante virgolette, ancora la città stessa e le sue spiagge ridenti, almeno lo erano una volta, ed un cartello che, seppur sbiadito, pare essere perfettamente riconducibile al cartello che potremmo definire di accoglienza presente nella stessa città di Alola. Ora vi chiederete, dove sta l'errore? Il fatto che questo luogo sia un pianeta ci viene confermato dallo stesso Mino che ci blocca ad inizio portale, ed è proprio qui che risiede la contraddizione. Sia chiaro, è comunque un gioco Pokémon, non ha senso stare qui a sindacare e a protestare su concetti fisici che hanno sicuramente altri luoghi nei quali essere applicati correttamente, ma non ha senso che in un luogo dello stesso universo di quello di Alola, essendo l'ultraagglomerato un pianeta, esista una Alola alternativa. Se questo luogo fosse stata una dimensione alternativa, tutto avrebbe avuto senso di esistere, ma in questo modo, specificando che si tratta di un pianeta, Game Freak cade in una contraddizione probabilmente e anzi sicuramente non calcolata, in quanto il pianeta di Gazlord, seguendo la logica, non dovrebbe esistere, proprio perché nello stesso universo del mondo di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna non ha senso che esista un pianeta esattamente uguale a quello proprio di Pokémon Usum. Non ha senso che in un altro punto dell'universo si sviluppi una società, una città e un qualsivoglia altro elemento uguale a quello di un altro mondo presente nello stesso universo. Quindi questo è ovviamente un errore di logica, che ovviamente non va di certo a influire sul gameplay e di certo non rende il gioco peggiore, ma comunque mi sembrava interessante portarvi questa curiosità. Detto ciò, ragazzi, voi che cosa ne pensate? L'avevate notato anche voi? E se non l'avete fatto, questa cosa vi ha in un certo senso sconvolto? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Io spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, in particolare da Instagram per ricevere sempre contenuti esclusivi, e premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.